Un saluto a tutti cari amici lettori e amanti della fantascienza, fantascienza distopica in questo caso perché parliamo di un libro uscito di recente in una nuova edizione, ovvero Little Brother di Cory Doctorow, giornalista, blogger, attivista dei diritti personali, della difesa della privacy, anche e soprattutto a fronte delle ingerenze dei governi paranoici contro il terrorismo e convinto sostenitore della libertà del sapere e della sua diffusione attraverso cose come il Creative Commons. Di che cosa parla Little Brother? Uscito qualche anno fa, ambientato più o meno ai giorni nostri, ma le tematiche sono ancora molto attuali, lo saranno ancora per moltissimi anni, parla dello scontro fra un gruppo di ragazzini, hacker o comunque molto disinvolti nell'utilizzo dell'informatica, contro i servizi segreti del governo, proprio per questa paranoia di attentati che abbiamo vissuto, abbiamo visto anche sulla nostra pelle, alle volte con la sospensione dei diritti civili e della privacy del cittadino, un sistema che passa dall'essere ordine a essere praticamente oppressore e che non si fa veramente scrupoli a usare le maniere forti. È un romanzo young adult, quindi parla prevalentemente ai ragazzi, ma può essere letto da tutti i pubblici di tutte le età. Il romanzo si intreccia un pochino alla competenza molto forte di Doctorow nello spiegare tutte le cose che ruotano attorno al mondo del web e dell'hacking. Sì, alle volte c'è un po' un tono da saggio, ci sono tante infodump così chiamate, che arricchiscono, a volte rallentano, ma non inficiano la scorrevolezza del romanzo, che davvero si legge molto bene ed è avvincente. Non era semplice scrivere una storia di questa portata, però riuscendo a essere interessante per i pubblici di tutte le età e di tutte le estrazioni. Quindi un plauso a Cory Doctorow, un applauso a Multiplayer.it che ha fatto questa nuova edizione molto bella, tra l'altro con una prefazione inedita del guru del cyberpunk Bruce Sterling, veramente molto molto interessante. Dunque, perché leggerlo? Se siete interessati a tutte le tematiche che riguardano la libertà di informazione, la privacy, i diritti dei cittadini, il diritto all'informazione, siete anche un po' paranoici su quello che i governi possono fare contro di voi, beh, la lettura è consigliatissima. Unico punto che magari è un pochino un neo, i cattivi che sono veramente cattivi, quadrati, non c'è quella sorta di sfumatura che poteva dare quel quid anche un po' più interessante, ma trattandosi di un romanzo young adult di fantascienza distopica, l'obiettivo è pienamente raggiunto e dobbiamo davvero, davvero fare i complimenti all'autore. Non mi resta che salutarti, se ti è piaciuto questo video condividilo, se ti è piaciuto il libro consiglialo, commenta qui sotto, fammi sapere che cosa ne pensi, iscriviti al canale mi raccomando e ci vediamo alla prossima, ciao!